Guardate, l'ospedale sta rischiando, è vero, ha rischiato parecchio in passato, in questo modo da, diciamo, da nemici, tra virgolette, che vengono sì dall'esterno ma anche dall'interno. Io non mi stancherò mai di dirlo questo qua. È stata una settimana importante perché oltre a questo si sono stati raggiunti degli importanti obiettivi. È stato omogenizzato il distretto sanitario Agropoli Vallo. È nato un unico distretto, il numero 70, con capo a Vallo. Sono azioni che poi si formalizzeranno nei prossimi mesi e che fanno combaciare il piano di zona con quella che è la gestione della sanità, quello che sto insistendo a dire da un sacco di tempo. Questo in barba a chi dice che Vallo sta perdendo ruolo, capacità attrattiva, non è più centro di servizio, è tutto il contrario. In un momento di crisi difficilissimo, ripeto, perché è come se fosse un periodo di guerra questo qua, Vallo non solo rafforza i propri servizi ma ne prende altri di estrema importanza. E poi un'ultima cosa, l'ospedale, guardate, è in crisi, e ribadisco quello che dicevo prima, poc'anzi, per problemi che vengono dall'esterno, ok, per la crisi che stiamo subendo, va bene, per aver perso l'ASL, va bene, ma innanzitutto una crisi interna. Noi dobbiamo cercare, noi operatori sanitari, innanzitutto di amare tantissimo questo ospedale, di fare il nostro dovere fino in fondo, di accogliere il malato in maniera adeguata, e purtroppo, ahimè, dal corpo infermieristico al corpo medico a tutti gli operatori sanitari, molto spesso questo non accade. Mi rendo conto che è un momento difficile, vi ripeto, in cui prevale anche la stanchezza, la facile irritabilità, per l'amor di Dio, però questo purtroppo non accade più. Lo so che quello che sto dicendo non farà molto piacere a tutti, però è la verità, cioè dobbiamo dire la verità. I nemici dell'ospedale sono all'interno dell'ospedale. Si crede più in questa struttura? Diciamo che non tutti gli operatori sanitari non hanno più l'entusiasmo degli inizi.